Fratelli carissimi, buongiorno. Oggi una parola meravigliosa, nella quale spicca la festa delle capanne, la festa delle tende, che ricorda a Israele, ricordava anche al tempo di Gesù, è una festa stabilita nella scrittura, il tempo dell'Esodo, il tempo in cui Israele ha camminato nel deserto abitando in tende, la precarietà profonda di quel tempo, nel quale però Dio si è manifestato con potenza, ha parlato, ha perdonato, ha avuto misericordia, ha stretto un'alleanza con il suo popolo, ha condotto attraverso il deserto i suoi figli al loro destino, che era la terra promessa. Ha purificato quella generazione concepita in Egitto, concepita dalla idolatria dell'Egitto, al punto che gli stessi ebrei avevano perduto la memoria del loro Dio, per far nascere una nuova generazione, nata e cresciuta e ammaestrata, educata nelle tende, nella precarietà del deserto. Quella generazione, quei figli del popolo uscito dall'Egitto, hanno varcato le soglie della terra promessa, sono il segno dell'uomo nuovo, della vita nuova che Dio sta creando in te e in me. Per essere libero devi passare per il deserto, per essere veramente libero devi imparare la libertà nella precarietà totale del deserto. Paradossalmente la schiavitù dell'Egitto ci difende, come difendeva il popolo di Israele, dalla precarietà. E quindi proibisce e impedisce la libertà, perché la libertà non esiste se non esiste la precarietà, se non esiste la tua debolezza, se non esiste la mia debolezza, se non esiste la possibilità di cadere ogni giorno, di contraddirmi e di contraddire la mia condotta ogni giorno. Questa precarietà, questo vivere costante su un filo, con lo strapiombo a destra e a sinistra, è ciò che costituisce la nostra libertà, è ciò che costituisce il nostro cammino autentico verso il cielo. Questo è ciò che l'uomo è chiamato a vivere. Ma questo era già nel paradiso, perché è una profezia di questo ritorno completo e definitivo nel paradiso, al cielo, a casa del nostro Padre. Nel paradiso c'era l'albero. Gli uomini, Adamo ed Eva, erano liberi totalmente, ma perché c'era un albero che non dovevano toccare. Non erano liberi così, ideologicamente, facendo quello che uno vuole, crescendo. No, no, no. C'era una realtà con la quale si dovevano scontrare, con la quale dovevano vivere. E lì hanno sperimentato la loro debolezza, il peccato originale. Allora il deserto tiene ben presente davanti a noi il peccato originale, cioè quello che ci ha ferito, la nostra debolezza, la nostra precarietà, la tenda. Ma in quella tenda è venuto ad abitare Dio, il Figlio di Dio, la parola di Dio, quella che ha dato vita a te e a me, viene a prendere la stessa identica nostra precarietà, la stessa identica nostra carne. Allora se Gesù cammina con te e con me, nella tua precarietà, se viene di nascosto alla festa, cioè se viene nascosto agli occhi che desiderano eventi straordinari, che desiderano togliere la precarietà di mezzo, che desiderano in fondo una libertà a misura di quella che ha conosciuto dell'Egitto, cioè una libertà a misura della schiavitù, quello che noi facciamo con i nostri figli, quello che facciamo con le persone che sono accanto, che abbiamo visto, il contrario del padre e del figlio prodigo, sempre mettere degli steccati, sempre mettere delle barriere, sempre mettere dei limiti perché l'altro non faccia macelli, perché l'altro non mi ferisca, perché l'altro non mi faccia soffrire, a me stesso, regole, 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 per non soffrire, per non cadere, ma queste non servono a nulla perché sono esterne a me. Viene Gesù di nascosto, lui sa da dove viene, lui sa chi lo ha mandato, lui sa che è venuto a prendere
questa debolezza, a morire dentro gli esiti della nostra debolezza, a morire perché la nostra libertà si è rivolta contro Dio e contro noi stessi. Quello che il popolo ha sperimentato, le mormorazioni, l'idolatria, ma soprattutto la grande, grandissima misericordia di Dio, che ha distrutto quest'uomo vecchio, che ha impedito l'uomo vecchio, lo ha sepolto nell'acqua del battesimo, lo ha sepolto nel deserto per far entrare nella terra promessa una generazione nuova, quella generazione che sta formando in te, che forma ogni giorno i tuoi figli. La grande notizia, fratelli, la grande meravigliosa notizia è che questo deserto che stai vivendo tu è già la libertà. Quello che tu stai, quello, la malattia, le difficoltà, le sofferenze, la precarietà economica, tutto quello che tu stai vivendo, le difficoltà di relazione, l'incapacità di, anche se vuoi, l'incapacità di andare verso l'altro, cioè questa, tutto quello che tu stai vivendo oggi è già libertà, perché Dio vuole togliere dal tuo cuore l'Egitto. Tu già sei libero, ma nel deserto, come è successo al popolo, deve tirarti fuori l'idolatria più profonda, che è la schiavitù dentro il cuore. E la precarietà aiuta ed è il luogo dove Dio, che si fa carne e si fa tenda in te, strappa dal tuo cuore la menzogna. Come? Con i prodigi del suo amore, manifestandoti che ogni giorno lui ti porta con sé, che lui ti perdona, che lui ti marcia davanti a te, entra davanti a te nella morte, entra davanti a te in quella sofferenza e non muori. Questa è la libertà, stare dove tu sei oggi, in questo deserto, nella tenda dove tu sei, una tenda piccola, una tenda angusta, mentre tu vorresti un'altra cosa, ma in quella tenda già c'è il sapore del paradiso. Dice Balaam: che belle sono le tue tende, Israele, vedo un popolo solo davanti a tutte le nazioni, un popolo che vive in tende, ma che belle sono queste tende, perché sono benedette, perché sono il tempio della Shekinah di Dio, della presenza di Dio. La tua vita, la vita di tuo figlio è il tempio della vita divina nel deserto, perché l'esperienza di un cristiano, l'esperienza che viene a fare in questa Pasqua è che Dio dà la vita nella morte, Dio risuscita i morti, Dio dà l'acqua nel deserto, Dio dà la vita a te così come sei oggi. Buona giornata.